Gentili ascoltatori, buonasera. Siamo in diretta alle 19:46 di oggi, mercoledì 24 gennaio, per la conduzione di Istria Oggi, RST Istria Oggi, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, in studio Massimo Bonella. Vignano, quarta sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. È stata convocata la sessione straordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana che si terrà giovedì 25 gennaio alle ore 18 presso la sede della Comunità degli Italiani di Vignano. Successivamente alla verifica del quorum verranno discussi due punti all'ordine del giorno: la discussione ed accettazione delle dimissioni irrevocabili presentate da Roberto Palisca dall'incarico di Presidente e di Consigliere dell'Assemblea Unione Italiana, la nomina ed elezione del nuovo presidente dell'Assemblea Unione Italiana. L'Università Popolare di Trieste ha pubblicato il bando per l'esecuzione di progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, volti a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei paesi della ex Jugoslavia e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, numero 16. L'erogazione dei fondi sarà decisa in base a proposte progettuali in linea con il regolamento della Regione Friuli Venezia Giulia. I soggetti interessati a partecipare al bando dovranno presentare le domande entro il 20 marzo. La giunta esecutiva, no, scusate, giriamo pagina, veniamo a parlare dimmela cantando. L'Unione Italiana, in collaborazione con l'Università Popolare di Trieste e col patrocinio del comune di Muggia, della città di Buie e della regione istriana, organizza la sesta edizione del concorso Dimmela Cantando. Per partecipare al concorso occorre inviare entro mercoledì 28 febbraio la propria canzone inedita scritta in dialetto istroveneto. Una commissione determinerà quali canzoni potranno essere suonate, cantate e valutate all'interno della settima edizione del Festival dell'Istroveneto, nel corso del quale una giuria e il pubblico saranno chiamati a valutare le migliori canzoni. L'iniziativa si avvale di un contributo finanziario della Regione Istriana, della città di Buie, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, del Consiglio per le Minoranze della Repubblica di Croazia, dell'Ufficio per le Nazionalità del Governo della Repubblica di Slovenia, nonché del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 21 marzo 2001, numero 73, e successive estensioni e modificazioni in applicazione delle convenzioni stipulate tra il MAECI, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. Veniamo a Uno Nessuno 100.000. Sono in corso le notifiche per la seconda edizione del concorso nazionale Uno Nessuno 100.000, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la partecipazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Fondazione Luigi Pirandello. Il concorso è rivolto, oltre agli studenti delle scuole pubbliche in Italia, agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado italiane situate fuori dai confini dell'Italia e delle scuole paritarie e straniere. Il concorso si inserisce nel programma culturale ricco di iniziative e progetti linguistico-culturali e scientifici che la Farnesina realizzerà nel corso del 2018 per l'anno dedicato all'Italia Culture Mediterraneo. I partecipanti dovranno concorrere individualmente o in gruppo con un testo drammaturgico tratto da una novella di Luigi Pirandello, con la messa in scena di un adattamento teatrale di una novella dell'autore. La messa in scena non potrà superare la durata di 10 minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati entro mercoledì 31 gennaio. Olimpiadi di Italiano. Sono aperte le iscrizioni dall'ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano,
Scusate, sono aperte le iscrizioni all'ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano, organizzate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le Olimpiadi sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado italiane e fuori dai confini dell'Italia e sono suddivise in quattro categorie. Le iscrizioni, lo ricordiamo, da parte delle scuole dovranno essere effettuate entro martedì 23 gennaio. Sono le 19:51, state ascoltando RST Notizie Istria oggi. Abbiamo ancora un minuto per darvi un'altra notizia che ci proviene da Capodistria. Venerdì 23 febbraio alle ore 18 presso il Palazzo Pretorio di Capodistria si terrà questa volta metti scusate, si terrà questa me volta Metti in scena Peter Pan, l'inaugurazione della mostra degli elaborati premiati alla 13ª edizione del concorso artistico che quest'anno ha come tema Peter Pan. Si tratta di un'iniziativa trasfrontaliera che vedrà la partecipazione di artisti professionisti e giovani promesse dell'arte. Progetto ideato dall'artista Lorena Matic e promosso dall'associazione culturale Opera Viva. L'evento viene organizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione del Comune di Capodistria, Trieste, Duino, Aurissina e Udine, di TV Coppel Capodistria, del Ginnasio Carli, delle Gallerie Costiere Pirano e della CAN di Pirano. Abbiamo ancora qualche secondo. Allora, Isola, giovedì 25 gennaio alle ore 18, la comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola vi invita presso Palazzo Manzioni al primo appuntamento dell'anno col Cineforum dedicato all'illustre icona della cinematografia italiana e mondiale, Alberto Sordi. Bene, con questa notizia si conclude qui RST Istria oggi alle 19:53. Vi do appuntamento alle repliche tutti i giorni, sempre allo stesso orario. Lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Vi segnalo questa sera su Video Telecarnia, per coloro che ci seguono dall'Alto Adriatico, dall'Istria e da parte della Croazia, il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter alle ore intorno, diciamo, alle ore 23. Bene, noi ci sentiamo alle 22 poi anche con Osservatorio Antimafia qui a Radio Science TV. Gentili signore e signori, buonasera.